Aprile 1945. Mussolini si insedia nel palazzo della prefettura. Inizia qui la cronaca degli ultimi giorni del duce. Mussolini fa sapere che è pronto a trattare la resa. La proposta del Comitato di Liberazione Nazionale è semplice: resa senza condizioni. Mussolini non darà alcuna risposta. Una colonna di camion e automobili esce da Milano diretta a Como. Con il duce c'è anche Claretta Petacci. La colonna si accoda a quella di un reparto di soldati tedeschi. A Musso una squadra partigiana blocca la strada. Il permesso di proseguire ha una condizione: passeranno solo i tedeschi, gli italiani saranno arrestati. Mussolini indossa il cappotto di un aviere, si calca un elmetto in testa e si siede in fondo al camion. A Dongo i partigiani fanno un nuovo controllo, scoprono il duce e lo arrestano. Qui Radio Milano Liberata. Volontari della Libertà si sono impadroniti oggi alle 16 a Giulino di Mezzegre, Como, di Mussolini, Pavolini, Zerbino, Barracco, Mezzasoma, Liberani, Rogero Romani. Vista per la vostra terra! Epoca tale più felice, questa abbia mai avuto nei suoi 4 millenni di storia. La storia non fa sconti e non ne fece all'uomo che aveva trascinato l'Italia in un ventennio di dittatura illiberale e alla sciagura della Seconda Guerra Mondiale, combattuta a fianco di quei nazisti che avevano legittimato la mostruosità delle leggi razziali. La storia non fece sconti al colpevole di una guerra civile che vide italiani combattere contro altri italiani. Appena all'aperto, l'ex duce si trasfigurò e, voltandosi verso il partigiano, disse con tono di primo maresciallo: «Ti offro un impero». Arrivano in auto davanti al cancello di ferro di Villa Belmonte. Il partigiano fa scendere i due prigionieri. Per ordine del comando generale del Corpo Volontari della Libertà, sono incaricato di rendere giustizia al popolo italiano. Sono le 16:10 del 28 aprile 1945. Benito Mussolini trova la morte in nome del popolo italiano insieme alla sua amante Claretta Petacci, a Dongo, dove è stato bloccato mentre tentava la fuga travestito da soldato tedesco. Non si può gabbare impunemente un popolo, o Mussolini. Viene il giorno in cui bisogna pagare, e questo giorno è venuto. È la giustizia popolare che dovrai subire. Per oltre 20 anni hai ingannato il popolo italiano. Tu hai rovinato l'Italia. Per colpa tua, per soddisfare le tue ambizioni personali, hai mandato i suoi figli migliori alla morte. La giustizia è in marcia, nessuno la fermerà. Quando il popolo è esasperato, si vendica ed è terribile, come un torrente in piena che ha rotto le dighe, travolge tutto sul suo cammino. Tu finirai come gli antichi pirati che venivano appesi per i piedi ai pendoni delle navi. Fine poco gloriosa per un ambizioso della tua specie. Piazzale Loreto, nel centro di Milano, il giorno dopo l'esecuzione di Benito Mussolini e di Claretta Petacci.